Non so davvero da che parte iniziare stavolta. Misurare la forza della mano consente di farsi un'idea generale dello stato di salute di una persona. Permette di stimare la cosiddetta età biologica, in confronto a quella anagrafica, così da poter dimostrare a tuo marito che il tuo sentirti giovane dentro è più di una semplice sensazione. E allenarla per 24 minuti a settimana. A settimana ha più o meno lo stesso effetto di un buon farmaco per la pressione. Che l'aspettativa di vita sia enormemente cresciuta negli ultimi anni, non devo venirtelo a dire io. Ma l'obiettivo non dovrebbe essere semplicemente vivere di più, bensì vivere di più in salute. Vivere davvero, non solo sopravvivere. Ed esistono prove piuttosto convincenti del fatto che i nostri muscoli svolgono un ruolo importante per il mantenimento di un'adeguata qualità di vita durante l'invecchiamento. Ed è da qualche anno che si stanno moltiplicando le ricerche che dimostrano come la forza della presa della mano sia un buon modo per valutare non solo la salute dei nostri muscoli, per chi le ha, ma per estensione anche qualcosa in più. Molto di più. Numerosi studi hanno cioè dimostrato che una presa, diciamo, non adeguata in età avanzata sia correlata a maggiori probabilità di sviluppare serie complicazioni, come la perdita della propria indipendenza, ma anche una morte precoce. Ma cosa si intende esattamente per presa non adeguata? La forza di presa si sviluppa durante la crescita per raggiungere, diciamo, il picco intorno ai 30 anni circa, dopodiché inizia inesorabile la sua diminuzione. Ma questa riduzione fornisce preziose indicazioni sul tuo stato di forma, perché è correlato allo stile di vita e ai fattori ambientali che possono avere un concreto impatto sul mantenimento, diciamo, di una forza superiore alla media. È stato ad esempio dimostrato che essere fisicamente attivi nella prima parte dell'età adulta, quando si è giovani, consente di mantenere una presa più forte in età anziana. Un po' come succede anche con la densità delle ossa. Pensa che la letteratura in merito inizia a essere così convincente che c'è chi suggerisce addirittura di usare questa misurazione della forza di presa, rilevata attraverso il hand grip test, come un vero e proprio segno vitale da raccogliere e seguire nel tempo in occasione delle visite mediche, proprio come si fa con temperatura corporea, battito cardiaco, valori di pressione del sangue. Il test della forza di presa è facile, veloce e non invasivo. Oltre ovviamente potrà essere monitorato nel tempo, come dicevamo, per rilevarne l'andamento. Tutto ciò che serve è un dinamometro con specifica impugnatura, uno strumento che costa davvero solo poche decine di euro. Anche di questo trovi il link in descrizione se vuoi dare un'occhiata, ma è un acquisto che io consiglio al limite più al personale sanitario che non al privato. Il test richiede al paziente di stringere con la maniglia con la massima forza possibile, mantenendo poi la contrazione per almeno 5 secondi. Si dovrebbe ripetere il test sull'altra mano ed è normale che quella dominante esprima di norma una forza superiore. Ed eventualmente ripetere poi il test 2 o 3 volte con una pausa tra i diversi tentativi, andando poi a calcolare quella che è la media. Il risultato si può confrontare non solo con i propri risultati precedenti, ma soprattutto con tabelle disponibili in letteratura per paragonarlo con le medie di soggetti di pari età e dello stesso sesso. Quello che vedi, ad esempio, è una tabella prodotta a partire da un campione di soggetti inglesi e divisa in 2 sezioni, quella superiore dedicata agli ometti e quella inferiore alle femminucce. Per ogni sesso, la prima colonna indica l'età, mentre l'ultima raccoglie la forza media espressa dalla mano dominante, misurata in chilogrammi. Il valore che vedi tra parentesi rappresenta la deviazione standard e se non sai cosa significa lo puoi tranquillamente ignorare. Considera che ci sono comunque differenze anche a livello di popolazione, quindi più che concentrarti sui singoli numeri, può essere davvero interessante tenere una sorta di diario per vedere come cambia nel tempo. Se dentro ti senti una giovane leonessa, più giovane di quanto non tradisca la tua carta d'identità, da oggi hai a disposizione un metodo oggettivo per dimostrarlo. La forza della presa della mano si è infatti dimostrata un affidabile indicatore del reale invecchiamento biologico. Una misurazione tanto semplice quanto strettamente correlata alla forza muscolare complessiva del corpo, alla capacità di svolgere attività nel quotidiano e più in generale alla qualità di vita. Ma c'è di più, sembra essere suggestiva anche dell'invecchiamento biochimico del tuo DNA,
misurato in termini di metilazione del codice genetico. Ci sono infatti anche in questo caso prove crescenti che suggeriscono che l'accelerazione dell'invecchiamento epigenetico che si accumula normalmente nel tempo sia correlato al rischio di sviluppare numerose malattie e condizioni patologiche in genere in risposta ai vari fattori ambientali. E questo è un modo molto più pratico delle analisi genetiche di laboratorio per valutarlo. I cosiddetti orologi basati sulla metilazione del DNA sono cioè proposti come biomarcatori del rischio precoce di malattia o, da un diverso punto di vista, come predittori dell'aspettativa di vita e della mortalità. Ma le parole sono difficili, vediamo di andare più sul pratico. Elencare tutte le correlazioni emerse tra la forza di presa e il rischio di sviluppare condizioni patologiche è impossibile, sono troppe. Ma dare una panoramica generale può comunque aiutare a farti un'idea della vastità e della potenziale portata delle ricerche in corso sul tema. Esprimere una forza di presa inferiore alla media rispetto a persone dello stesso sesso e fascia d'età è stato associato a un aumentato rischio di insufficienza cardiaca, morte per qualsiasi causa e ricovero ospedaliero per insufficienza cardiaca, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, malattia polmonare cronica di tipo ostruttivo, tutti i tumori e diversi tumori specifici, morte in caso di diagnosi di tumore al colon e al seno, sviluppo di depressione, decadimento cognitivo lieve, demenza e morbo di Alzheimer. È estremamente importante ribadire che si tratta di probabilità, non di un rapporto diretto di causa-effetto. Te lo ribadisco perché è davvero essenziale comprendere che una forza inferiore non è una condanna, né tantomeno una diagnosi. È semplicemente stato osservato che statisticamente questo è più spesso legato a problemi di salute. Forse con un esempio questo concetto può essere più chiaro. L'esempio più comune che si fa per spiegare osservazioni di questo tipo è l'andamento strettamente collegato delle vendite estive di ghiaccioli con gli episodi di annegamento in piscina. Signorina, e do un bel bagno alla faccia di Calvoni! Cameriere, scusi, com'è l'acqua della piscina? Ma quale acqua? Fantozzi, ma cosa fa? Venghi, venghi signorina, no, non abbi paura, che si tocca. La realtà è che c'è una causa comune che influenza entrambe queste osservazioni. Il caldo. Nelle giornate in cui la temperatura è più alta, si osserverà indipendentemente un aumento delle vendite di ghiaccioli e un aumento di incidenti in piscina, che sarà più frequentata proprio a causa del caldo. Quali sono i possibili collegamenti nel caso della forza di presa? Beh, per esempio anche l'obesità è stata associata a una ridotta forza della mano, probabilmente perché la presenza di grasso attorno al muscolo ne riduce l'efficacia di movimento. Il diabete di tipo 2 è stato associato a una riduzione della forza e una possibile spiegazione in questo caso potrebbe essere il danno nervoso che favorisce progressivamente una riduzione della muscolatura. Obesità e diabete di tipo 2 sono fattori di rischio diretti per lo sviluppo di malattie cardiache e, per le ragioni appena viste, anche per la forza della mano, che quindi si correla al rischio di salute per cause in questo caso indirette. Anche una pessima nutrizione, magari carente dal punto di vista calorico o più prettamente proteico, può manifestarsi in forma di insufficiente massa muscolare. In questi casi la forza si dice che rappresenta un proxy dello stato nutrizionale, una sorta di indicatore indiretto. Senza contare che ci sono situazioni in cui è la malattia stessa a causare una riduzione della forza. Pensa ad esempio alle malattie cardiache, a quelle tumorali che possono indebolire direttamente i muscoli portando a una riduzione della forza e anche un più rapido affaticamento, fattori che possono a loro volta scoraggiare la regolare pratica sportiva e favorendo così una ancora più marcata perdita muscolare. Quello che sto cercando di dirti è che ad oggi, pressione a parte, non possiamo evidenziare rapporti di causa ed effetto, ma solo limitarci ad osservare che statisticamente la conservazione di una buona forza della mano è un segno che ci permette un ragionevole ottimismo. Ci sono poi ipotesi che provano anche a spingersi più in là, riconoscendo un effetto diretto dal punto di vista evoluzionistico. Nel passato una presa più potente potrebbe aver avuto effettivamente un peso sulla possibilità di godere di una vita più lunga e più sana, perché per i nostri antenati mani più forti significavano probabilmente essere più bravi in tutto ciò che contribuiva ad aumentare le chance di sopravvivenza, come cacciare, combattere, costruire ripari e finanche trasportare e allevare bambini. Potremmo continuare per ore elencando le ipotesi sul tavolo, ma
spero di aver reso l'idea. In questo video abbiamo messo davvero tantissima carne al fuoco e spero di essere riuscito a trasmetterti almeno parte dell'entusiasmo che mi suscita questo argomento. Ma proprio per questo mi preme chiarire un'ultima volta alcuni punti che potrebbero essere facilmente fraintesi. Avere una forza di presa inferiore alla media non significa sviluppare necessariamente le malattie e le condizioni citate. Significa che statisticamente si ha una probabilità maggiore di svilupparle, che è però un qualcosa di completamente differente. Non è una causa e non è nemmeno un fattore di rischio, è solo un indicatore. Con un'importante eccezione. Praticare regolarmente esercizi isometrici di rafforzamento, abbiamo visto che migliora la pressione del sangue. Questo lo possiamo affermare con ragionevole certezza, ma non possiamo dire lo stesso, quantomeno ad oggi, delle altre condizioni, come ad esempio la depressione. Se però hai uno stile di vita attivo e pratichi attività sportiva, riduci il rischio di depressione e allo stesso tempo aumenti, magari senza nemmeno accorgertelo o volerlo, la forza della mano. Ed ecco spiegato il collegamento. È una differenza sottile, ma davvero sostanziale. Generalizzando, chi ha una presa più forte è più probabilmente coinvolto in uno stile di vita sano, che è il vero fattore protettivo nei confronti delle numerose patologie citate. Quello che ti ho raccontato è quindi solo l'ennesima conferma di quanto sia determinante uno stile di vita sano, attivo, nel senso più ampio possibile del termine. L'importanza di una dieta sana è la pratica di una regolare attività fisica e quindi ancora una volta il concetto ultimo con cui vorrei lasciarti. Attività che idealmente dovrebbe combinare allenamenti aerobici come camminate, nuoto, bici, corsa, con allenamenti di resistenza, ad esempio i pesi. Oggi inoltre abbiamo scoperto che anche i muscoli della mano meritano la tua attenzione, soprattutto se dovessi soffrire di pressione alta. Anche perché, per ovvie ragioni di tempo, i valori di abbassamento che ti ho riportato sono quelli registrati dopo poche settimane di allenamento, ma tutta porta a pensare che ci sia ancora grasso che cola da raccogliere. Grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Scusami per i rumori ambientali e nel mio piccolo rimango a disposizione qua sotto, nei commenti, per dubbi, domande e critiche costruttive. Ma ricorda sempre che uno sconosciuto su internet non può, soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo fisioterapista. Grazie ancora. Ciao!